Lei ieri ha detto c'è un tecnico che forse ci vuole lasciare, l'ha detta ai tifosi. Cioè, è una cosa che mi amareggia moltissimo, perché noi non pensavamo, io non pensavo di trovarmi in questa situazione alla fine di questo campionato, perché ripeto, anche se sono stabiliti poi inevitabilmente dei rapporti umani oltre a quelli professionali, come uomo posso capire il disagio che lui ha di fronte a una chiamata come sembra della Roma, come presidente assolutamente no, e quindi io ho detto chiaramente che io ritengo che l'anno prossimo lui rimane a Catania. Però ripeto, questo è quello che in questo momento mi sento di dire, e fermo restando che nel calcio sappiamo tutti che poi le cose possono anche cambiare. Pasquale Marino? Pasquale Marino l'ho sentito un po' di tempo fa, non ho preso in considerazione nessuna ipotesi, perché ripeto, non, per ora ho da pensare a sistemare l'assetto societario che è la cosa più importante. Fatto questo, siccome il Catania ha già un allenatore, quindi premura non ce n'ho, poi vediamo. Il calcio come fenomeno sociale, il calcio, il Catania al centro della vita dei catanesi. Lo dimostra la sala gremita del centro fieristico Le Ciminiere in occasione dell'incontro dibattito sul libro Tutto il Catania minuto per minuto, dedicato alla storia della squadra rossazzurra. Fare il tifo comodo sono capaci tutti. Qui ogni volta che c'è qualcosa che coinvolge il calcio Catania, sale piene, entusiasmo alle stelle, e non è gente che possa dire ho vinto 5, 6, 7, 10 scudetti, è gente che ha una profonda passione per la squadra e l'ha sempre avuta nei tempi duri come nei tempi belli. La serata moderata da Andrea Lodato è stata organizzata nell'ambito della rassegna culturale Catania Pensa, promossa dall'Associazione Meridiana. Presente, oltre al presidente del Catania Pulvirenti, il bomber degli anni Ottanta Aldo Cantarutti. Applausi per le sue prodezze e quelle della storia rossazzurra ripercorse attraverso due video dalle origini ai giorni nostri. Tante emozioni per tutti. Catania Calcio rappresenta qualcosa di più di una semplice squadra di football, ha un legame indissolubile che lo lega alla nostra città, è un'occasione ripetibile di riscatto sociale di una città che vive mille contraddizioni e mille problematiche, che grazie al calcio riesce a immaginare una prospettiva di sviluppo diversa. Sì, non mi aspettavo onestamente tutta questa gente oggi qua a metà maggio, campionato finito, evidentemente come dicevo poco fa la passione per questi colori è enorme, quindi...